Una buona serata, benvenuti all'Abruzzo del pallone, oggi anche un po' l'Abruzzo delle due ruote, perché in questa prima parte parleremo del trofeo Matteotti che si è corso questo pomeriggio a Pescara, che è di fatto la vetrina ciclistica più importante della nostra regione, ed ecco perché per tutti gli appassionati di calcio dalle 8 parleremo della giornata di Serie D e andremo avanti non fino alle 21 ma fino alle 21:15, quindi rimanete con noi perché saranno un'ora e 45 minuti davvero ad altissima intensità. Vinto oggi solo il Notaresco in Serie D, ieri c'erano stati i pareggi di Pescara e Teramo in Serie B e Serie C. Peraltro vi ricordo che in questa settimana ci sono i turni infrasettimanali in Serie A, ma ci interessa relativamente in Serie B, e il Pescara andrà martedì sera a Cittadella, e in Serie C mercoledì pomeriggio il Teramo riceverà la visita della Viterbese. Come detto, in Serie D ha vinto solamente il Notaresco, che era impegnato nel derby contro l'Avezzano, pareggia il Chieti 0-0 con l'Agnonese, pareggia il Giulianova, cade la Vastese sul campo del Campobasso, pareggia anche il Pineto ad Agnone contro il Vasto Girardi. Ma come detto, in questa prima mezz'ora parleremo di ciclismo, e allora vince Matteo Trentin la 72esima edizione del trofeo Matteotti, che sarà il nostro capitano domenica prossima sulle strade inglesi nello Yorkshire, per cercare di trovare lo squillo mondiale che sarebbe davvero il coronamento di una grandissima stagione. Vado in redazione e saluto Andrea Costantini. Ciao Andrea, vi attendo in compagnia oggi pomeriggio. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Intanto ci dai l'aggiornamento, ha raddoppiato la Fiorentina in Serie A. Sì, con Ribéry, primo gol in Italia per il campionissimo francese. E quindi Atalanta 0, Fiorentina 2. Sì. Oh Andrea, mi sembra quasi questo pomeriggio, in questa domenica, di essere, non sia proprio domenica, perché sto per presentare chi è al mio fianco, sembra che siamo di giovedì, è vero? Sì, 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 è vero, però insomma chi ha seguito la diretta del pomeriggio era con te anche questo pomeriggio, quindi c'è stata la deroga domenicale. Luciano Robottini, ciao Luciano, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Ovviamente con te parleremo della 72esima edizione del trofeo Matteotti in questa prima mezz'ora. Allora, ti chiedo, che è un ottimo viatico in vista del mondiale di domenica prossima, perché ha vinto l'uomo che dovrà difendere di fatto i nostri colori la settimana prossima. Sì, esatto, sarà il capitano unico secondo me di questa nazionale, che domenica prossima affronterà un campionato del mondo molto molto complicato su un circuito bellissimo secondo me, ma poco adatto ai colori azzurri, perché secondo me ci saranno nazionali molto più agguerrite, quella olandese, quella belga, nazionali, anche quella spagnola, perché anche gli spagnoli porteranno degli atleti che su quel tipo di percorso potrebbero far bene. Però oggi c'è stata una nota veramente bella con la vittoria appunto del capitano della nazionale italiana, appunto Matteo Trentin, una prova che nasce dai primi chilometri di questa competizione, quando normalmente il Matteotti si decide sempre negli ultimi 3-4 giri, invece dopo 5 giri appena di corsa Matteo Trentin approfitta di un allungo di Amador, lui si porta sulla ruota del corridore della Movistar, lo segue anche Fabbro, che è stato molto importante, perché oggi Trentin era con la maglia della nazionale italiana esattamente come il nostro Giulio Ciccone, come Fabbro, e grazie a Fabbro, al suo lavoro, riesce ad arrivare fino alla fine. Come hai detto tu, Fabbro è stato un corridore d'appoggio al campione Trentin, perché, e secondo me è stato anche una fortuna che sia entrato Fabbro, perché e poi Trentin ha saputo gestire benissimo sia Fabbro che tutta la fuga. Io obiettivamente, anche se la fuga aveva raggiunto oltre i 4 minuti di vantaggio, non pensavo che avessero tutta molte probabilità appunto di arrivare. Non ci credevi? Non ci credevo, perché dietro c'erano squadre come la Stana, la Neri Sottoli, la Nippo Fantini, la Education First di Bettioli, che ha tirato tantissimo ad un certo punto della gara.
E purtroppo la fuga è andata anche sopportata dietro da Giulio Ciccone, che correva in maglia della nazionale, che ha saputo anche tamponare molto di chi voleva appunto chiudere sulla fuga. E appunto la fuga è andata all'arrivo con questa vittoria veramente meritatissima, e voglio sottolineare anche questa, che magari qualcuno non sa: questa mattina Matteo Trentin si è svegliato molto presto, è andato a fare, prima della partenza del Matteotti, ben 70 chilometri, suggerito dal commissario tecnico Davide Cassani, perché doveva simulare molto i chilometraggi del campionato del mondo di domenica prossima. Quindi, che lo ricordiamo che domenica il campionato del mondo si deciderà su un percorso più lungo, ma soprattutto anche con un'altimetria diversa. Ci sono tantissimi chilometri in più di dislivello. Con altimetrie diverse e soprattutto con un clima decisamente più fresco, quindi ci vogliono anche corridori che si adattano molto a queste temperature. Non penso che raggiungeremo i 10-15 gradi domenica prossima a questa prova di campionato del mondo. Quindi su un percorso molto complicato, molto tecnico, ci vogliono corridori molto svegli, molto adatti alle grandi classiche. Dicono che questo è un percorso che si addice a corridori talentuosi, ma soprattutto che abbiano una grandissima intelligenza tattica, perché le strade non saranno molto larghe, bisognerà correre molto davanti. Abbiamo una nazionale di corridori che obiettivamente stanno bene fisicamente, perché ci sono anche dei risultati che sorridono, magari ad Ulisse, che ultimamente sta brillando. Anche Visconti sta andando bene. Poi abbiamo Becchiol, abbiamo Colbrelli, questo è un altro corridore che oltre ad essere negli ultimissimi chilometri in appoggio a Trentin, ma potrebbe anche lui provare a fare qualcosa di interessante. Ci abbiamo Formolo, che quest'anno ha brillato a fasi alterne, speriamo che nella prova di domenica si esalti e ci possa regalare una bella giornata. Quindi ci sarà una prova di campionato del mondo, sì, portiamo dei corridori interessanti, però obiettivamente la prova mondiale è una prova decisamente complicata, dove ci vogliono corridori di grande talento, di grande classe. Van der Poel potrebbe essere uno dei grandi favoriti alla prova di domenica. Van der Poel. Peraltro, Luciano, c'era la lista dei 10 di Davide Cassani, poi ne partiranno 8 più una riserva. Non è ancora sciolto, non sono ancora sciolti tutti i dubbi, perché uno è stato risolto questo pomeriggio, ovvero Christian Sbaragli della Israel Cycling sarà la riserva. Adesso manca l'ultimo escluso, quello che non parteciperà a questo campionato del mondo. Ricordiamo, i convocati sono Bettiol, Cimolai, Colbrelli, Formolo, Moscon, Puccio, Sbaragli, che è certamente la riserva, Trentin, che sarà il capitano, Ulissi e Visconti. Io direi di andarci ad ascoltare le parole proprio di Matteo Trentin, che oggi tutti aspettavamo sul traguardo di Pescara, addirittura vinto, e allora lo ascoltiamo ad una settimana dal mondiale. È un trofeo Matteotti bagnato, chissà che non sia per te un trofeo Matteotti fortunato. Vabbè, facciamo subito la rima e chissà che sia vero. Sì, è stata una buonissima gara, siamo partiti fortissimo e la fuga è stata una fuga, come si suol dire, di gambe. Chi ne aveva era in fuga, chi non ne aveva non c'era, perché al terzo giro abbiamo visto che cominciavano ad esserci già dei buchi. Siamo partiti con Fabbro e alla fine ci siamo trovati, speravo un po' di più di persone in fuga, ma ci siamo gestiti molto molto bene e sapevamo, quando abbiamo preso 4 minuti e mezzo a 100 dall'arrivo, sapevamo che era molto difficile venire a chiudere. Era una tattica non studiata, come ha detto Cassani, dall'inizio hai fatto un po', è stata un'azione istintiva. Sì, un po' di freestyle. No, più che altro quando ho visto che era così duro la partenza, ho pensato qua se teniamo il ritmo alto si resta veramente in pochi e probabilmente un gruppo di 20-25 andrà via e quello si andrà a giocare la corsa. Invece si vede che c'è stato un momento di attesa proprio nel momento in cui siamo
siamo partiti e vabbè, è andata così, però comunque diciamo che se cercavo di allenarmi mi sono allenato sicuramente bene. Fabbro ti ha dato una grande mano. Ah, è stato bravissimo, ci siamo parlati e ha provato lui un po', ho provato io nel penultimo giro a vedere se si muoveva un po' le cose e poi ha tirato veramente forte gli ultimi quattro giri, ha tirato sempre lui la salita lunga, è stato veramente molto bravo. Senti, Matteo, tra una settimana il cuore dei tifosi di Pescara e non solo di tutta Italia saranno con te, saranno con voi nello Yorkshire. Quali sono le difficoltà principali e i rivali da cui guardarsi? Beh, diciamo che la corsa sarà 100 km più lunga di questa, quindi già lì è una bella difficoltà. E ci saranno anche 1000 metri di dislivello in più e insomma penso che già partendo così è a sufficienza, no? In bocca al lupo. Crepi il lupo. E allora in bocca al lupo davvero a Matteo Trentin, che oggi, Luciano, ha preceduto Andrea Amador della Movistar sul traguardo di Piazza Duca degli Abruzzi e il giovane Daniel Savini della Bardiani. Peraltro oggi Trentin ha sperimentato un nuovo tipo di bicicletta. Sì, corre con la Scott Trentin, un'azienda che negli ultimi anni nel mondo del ciclismo agonistico ha proposto delle grandissime novità. Oggi la nuova bicicletta di Trentin, che appunto userà domenica prossima al Mondiale, è un prototipo studiato negli ultimi mesi da questa nota azienda e saranno sul mercato con questo nuovo telaio che, oltre ad essere leggerissimo, perché le caratteristiche di questa azienda è nota soprattutto per i pesi contenutissimi dei propri prodotti, ma oltre ad essere leggero è un telaio aerodinamico con i freni a disco, quindi oggi con le strade un po' umide, un po' bagnate, Trentin è riuscito con questo nuovo prototipo di bicicletta ad ottenere anche il massimo della propria prestazione. Certo. Oh, queste sono le immagini proprio della premiazione di Trentin. Che cosa ti è sembrato di questa 72esima edizione? Innanzitutto abbiamo visto molta gente, nonostante il tempo non fosse proprio il massimo, abbiamo visto un lotto di partenti molto importante, perché insomma secondo Andrea Amador, una nazionale, io ricordo qualche stagione fa vinse con la maglia della nazionale albanese, che però era un under 23, e oggi invece ha vinto il capitano della nazionale. È cambiato anche un po' il trofeo Matteotti, sta risorgendo sempre di più. Allora, per quanto riguarda la partecipazione, portare 170 corridori alla partenza in questo periodo anche di stagione, perché sappiamo tutti che siamo un po' alla fine della stagione ciclistica, è veramente molto complicato. Gli organizzatori, faccio i complimenti soprattutto al nuovo presidente Daniele Sebastiani, a Stefano Giuliani che ha curato soprattutto i rapporti con le squadre, e al presidente onorario Renato Ricci faccio complimenti, perché in questa edizione si è visto veramente un'edizione decisamente migliore degli ultimi anni. E tu dici il tempo ha penalizzato, secondo me il tempo ha favorito, perché oramai al mare e sulle spiagge non c'è più nessuno, quindi oggi pomeriggio chi aveva voglia di vedere una bella giornata di sport ha avuto questa grande occasione con il trofeo Matteotti di andarsi a vedere un ottimo spettacolo. Quindi c'è stato pubblico sia all'arrivo che alla partenza, lungo il percorso e soprattutto al momento dell'arrivo c'è stato oltre un chilometro di grande pubblico sia sulle transenne destra che sinistra dell'arrivo, quindi questo sta a significare che il lavoro che si sta facendo per recuperare un evento sportivo come il Matteotti è molto complicato, ma sta ottenendo i primi frutti, quindi noi ci auguriamo che questo possa essere veramente l'inizio di una nuova storia del Matteotti e cercare di recuperare soprattutto il pubblico. Certo, accorcia le distanze l'Atalanta contro la Fiorentina in Serie A. Peraltro devo ringraziare per le immagini, non l'ho fatto e lo faccio immediatamente, Loris Bennato, sia le immagini di questa mattina che di questo pomeriggio. Oggi, per chi ci ha seguito in diretta, è stato un pomeriggio tra calcio
e ciclismo, abbiamo fatto un'incursione nel mondo delle due ruote, perché insomma il trofeo Matteotti lo merita. E vi do un'altra annotazione per tutti gli appassionati di ciclismo: domani sera alle 20:30, quindi prima di replay di Enrico Rocchi per parlare del Pescara, saremo già nella vigilia di Città della Pescara, domani sera alle 20:30 uno speciale proprio tutto dedicato al trofeo Matteotti, con le nostre immagini, le interviste, partendo dalla presentazione di qualche sera fa, fino alla gara, fino alla conclusione di questo pomeriggio. Abbiamo nominato tante volte il commissario tecnico della Nazionale Davide Cassani, lo andiamo ad ascoltare. Davide Cassani, è un feeling particolare quello della Nazionale Italiana con il trofeo Matteotti. Oggi ha vinto l'uomo che un po' tutti si aspettavano, ci si aspettava qui più Ciccone, però ha vinto Trentin. Ciccone è stato molto bravo, devo dire che Matteo ha anticipato un po' i tempi. Tra l'altro oggi appunto per lui è stato un ottimo allenamento, perché è stata una corsa impegnativa, perché è stato quasi tutti i giorni in fuga ed ha vinto. E alla fine, sai, le vittorie danno sempre morale. Era studiato questo attacco da lontano? No, non era studiato. Oggi Matteo aveva libera scelta, doveva solamente decidere eventualmente quando attaccare. E ha attaccato presto. Possiamo fare una menzione anche a Matteo Fabbro, che ha fatto un lavoro straordinario per Matteo Trentin? Beh, se ha vinto Matteo Trentin, è per l'altro Matteo, ma anche l'anno scorso, devo dire che al Matteotti Fabbro è sempre stato bravissimo, anche l'anno scorso ha tirato tutto il giorno e quest'anno ha fatto la stessa cosa. È un giovane che sta crescendo molto bene, molto molto veramente bravo. Può essere questo un buon viatico per la settimana prossima? Matteotti bagnato, Matteotti fortunato, chissà che non porti bene nello Yorkshire. Speriamo. È pronta la lista degli otto? 9. 9? Sì. È pronta? Sì, no, nel senso che adesso una riserva sarà Cristian Sbaragli e poi per l'altra vediamo i prossimi giorni. Bocca al lupo. Okay. Insomma, questa è l'ufficializzazione del fatto che i nomi sono 9 e tra qualche ora, immaginiamo già a partire da domani, ci sarà l'ufficializzazione dell'ultimo che non farà parte della spedizione. Hai sentito Cassani che ha detto... L'ho lasciato un po' libero Trentin, che vedesse da solo un po' la corsa, ed è stata un'azione non preparata. Sì, in effetti penso che Trentin poteva e doveva uscire anche un po' più tardi, poteva uscire qualche giro più in là. Invece secondo me ha capito che in gruppo, già dopo 5-6 giri, i corridori erano un po' stanchi, ha approfittato anche di un momento di vuoto e ha preso il via, anche perché i corridori sono un po' stanchi, sono arrivati alla partenza di questo Matteotti, ma ricordiamo che negli ultimi 10 giorni questi atleti hanno fatto ben 6 gare tra Agostoni, sì, Bernocchi, Peccioli, poi ieri Pantani, oggi il Matteotti. Oggi il Matteotti, quindi non tutti i corridori hanno in questo momento la resistenza di fare 5-6 gare in 10 giorni, anche perché siamo in finale di stagione, la stagione è stata lunga, impegnativa per tutti, ci sono corridori che arrivano dai grandi giri, chi dal Giro, chi dal Tour, chi dalla Vuelta, e purtroppo, e veniamo anche da un'attività sia nazionale che internazionale molto pesante. Siamo agli sgoccioli, però oggi siamo stati favoriti probabilmente da una temperatura fresca che ha favorito molto la voglia anche di combattere fino all'ultimo, quindi c'è stata un'edizione che obiettivamente mi è piaciuta molto, perché questi ragazzi hanno onorato fino alla fine questa corsa prestigiosa. Non ci saranno abruzzesi, Luciano, in questa nazionale? Se Di Giulio, Ciccone lo sapevamo, forse ci aspettavamo meno l'esclusione di Dario Cataldo. Sì, per quanto riguarda Dario, soprattutto durante la Vuelta l'avevo visto sempre in modo brillante, quando c'era da lavorare lui era sempre lì davanti, non ha ottenuto un risultato di prestigio, però pensavo che Davide avesse bisogno in questa nazionale di uomini di fatica,
e Dario poteva rappresentare veramente l'uomo giusto per la nazionale giusta. Probabilmente, siccome c'è un grande feeling tra Dario Cataldo e Davide Cassani, si saranno guardati negli occhi e probabilmente anche l'atleta c'è stata, da parte dell'atleta c'è stata forse una piccola rinuncia, perché finire la Vuelta appena una settimana fa e affrontare un campionato del mondo che non è duro come percorso, ma secondo me è esigente a livello di tensione, perché sarà un mondiale particolarmente intenso, da correre sempre nelle prime posizioni e stare sei ore e mezza, perché questa è la durata di questo campionato del mondo, per uno che non ha in questo momento grande concentrazione diventava complicato. Quindi, però, la stima di Cassani verso il campione abruzzese è sempre alta e penso che è stata una rinuncia, però una rinuncia voluta da entrambe le parti, sia dal tecnico che dal corridore. È una maglia iridata che ci sfugge veramente da tanto tempo. A volte non siamo stati competitivi, a volte ci si è messa anche un po' la sfortuna. Trentin, secondo te, ha oramai lo status, visto che anche campione europeo 2018, ha lo status per poter guidare una nazionale? Io ricordo sempre il mondiale di Zolder, lì c'era Mario Cipollini che aveva anche lo status per guidare quella nazionale. Poi sai, sono competizioni di un giorno, come hai detto tu, siamo stati sfortunati in delle edizioni, però se tu hai un po' di fortuna puoi anche azzeccare l'evento. Io mi ricordo il mondiale di Ballan. C'è stato un attimo questo attacco che poteva sembrare innocuo, però poi alla fine il risultato vincente. Ci vuole anche quella dose di fortuna. Io ritengo che questa nazionale, obiettivamente, e devo essere sincero, tranne Trentin, non dia grandissime garanzie. Però le corse, specialmente le corse di un giorno, ti possono regalare delle situazioni che tu non immaginavi la partenza. Quindi affrontiamo questa prova iridata e capisco che Davide da questa prova vorrebbe il massimo del risultato, perché nelle prove nei campionati del mondo non è mai riuscito a riportare medaglie, anche se è stato bravissimo in due prove di campionati europei. E quindi lui ci tiene in modo particolare di regalare un podio agli azzurri. Però, come ti ripeto, in questo momento vedo dei corridori che nelle corse di un giorno, con un percorso così complicato, vedo corridori che vanno veramente molto più forte degli italiani. Questi saranno alcuni temi della puntata di giovedì, che vogliamo un po', anche se per sommi capi, anticipare. Parleremo ovviamente, ampio spazio al trofeo Matteotti, ecco qua per esempio uno dei protagonisti, Alessandro Donati, direttore sportivo della Nippo Fantini Faizanè. Parleremo di Matteotti in proiezione campionato del mondo, come ogni giovedì. Sì, giovedì prossimo innanzitutto parleremo di Matteotti e avremo il presidente del trofeo Matteotti, Daniele Sebastiani, che ci ha promesso la sua partecipazione, e con lui analizzeremo non solo l'aspetto sportivo e tecnico, ma analizzeremo soprattutto l'aspetto organizzativo, come si è mosso e soprattutto le grandi idee che hanno per il prossimo futuro. E poi parleremo sicuramente del campionato del mondo. Assolutamente. Noi siamo praticamente in chiusura per questa prima parte, sono le 19:55, allora come promesso la prima mezz'ora dedicata al ciclismo si chiude qua, perché tra poco parleremo di tanto calcio di Serie D oggi, con la giornata, la quarta di campionato, che ha regalato solo un sorriso alle abruzzesi, quello del Notaresco. Io ringrazio Luciano, ciao Luciano, ci vediamo giovedì. Ok, buonasera a tutti e vi aspetto a Velo giovedì prossimo. Assolutamente, ci saremo con tanti tanti ospiti. Contestualmente vi ricordo, domani sera alle 20:30, prima
di replay, lo speciale dedicato alla classica abruzzese corsa oggi, giunta alla 72esima edizione. Non perdetela, perché insomma sono belle immagini che abbiamo girato tra il giorno della presentazione, quelle di stamattina e quelle di oggi pomeriggio, che restituiscono uno spaccato del ciclismo, della passione che ha questa regione per il ciclismo, davvero molto importante. Saluto Luciano. Noi andiamo in pubblicità, non cambiate canale, tra poco ovviamente si parte con la giornata di Serie D. Eccoci rientrati, allora ripartiamo con il calcio adesso. Intanto l'Atalanta l'ha recuperata al 95esimo contro la Fiorentina, terminata 2-2, gol di Castagni, davvero a tempo scaduto. Come detto, partiamo con la Serie D. Innanzitutto saluto gli ospiti che ci hanno raggiunto, li ringrazio, il direttore generale del Giulianova, Franco Teodoro, buonasera direttore, buonasera. Ben ritrovato, e poi ritrovo con particolare piacere Pierluigi Gervese, ciao mister. Buonasera. Ben ritrovato. E allora facciamo un po' il punto partendo dalla Serie C, perché se non erro sono quasi terminate o sono terminate le partite delle 17:30, aspettando il derby tutto campano delicatissimo tra Cavese e Paganese. Rende Teramo giocata ieri 1-1, Monopoli Catania 4-2, Picerno Casertana 1-1, stesso risultato tra Rieti e Potenza. La Ternana vince a Lentini contro la Sicula Leonzio 2-1, Viterbese Catanzaro 2-1, e la Viterbese sarà avversario del Teramo mercoledì pomeriggio alle 18:30 al Bonolis. Avellino Bisceglie 0-1, Regina Vibonese 2-0, Virtus Francavilla Bari 1-0. Vediamo la classifica, situazione a Bari davvero al limite dell'esplosivo. 12 punti per la Ternana, che sfrutta il passo falso del Catanzaro e si hisse in vetta la classifica. 11 punti per la Regina, 10 per Potenza e Catanzaro, 9 per Viterbese, Monopoli, Catania e Avellino, 8 punti per Casertana e Picerno. Il Bari addirittura nella parte destra della classifica, 7 punti insieme al Bisceglie, 6 punti per Virtus Francavilla, 5 per la Paganese, 4 per Teramo e Vibonese, 2 per la Cavese, 1 per Sicula Leonzio, Rende Rieti. Vi ricordo che Paganese, Cavese e Paganese giocano questa sera, e che Teramo e Sicula Leonzio il 9 ottobre recupereranno la partita non disputata alla seconda di campionato. Serie D adesso, perché partiremo proprio con le immagini dal Rubens Fadini di Giulianova. Mi ero avvicinato, ma che è successo? Eccolo qua. Mi ero avvicinato per leggere, ma se mi togliete la grafica facciamo notte, ragazzi. Atletico Fiuggi Materica 1-1 giocata ieri, Campobasso Vastese 1-0, Cattolica Recanatese 1-2, Chieti Agnonese 0-0, 1-1 tra Giulianova e Montegiorgio, così come tra Jesina e Tolentino, Notaresco e Vezzano 2-0, San Giustese Atletico Porto Sant'Elpidio 1-1, 0-0, tanti pareggi tra Vasto Girardi e Pineto. Vediamo la classifica dopo 4 giornate di campionato. Eccola qua, comanda la Recanatese, che continua a stare a punteggio piano, 12 punti, 9 punti, seconda forza del campionato il Notaresco, terza forza è il Chieti con 8 punti, 7 Atletico Porto Sant'Elpidio, Monte Giorgio e Campobasso, 6 punti per Vasto Girardi e Tolentino, 5 punti per San Giustese, Matelica, Pineto e Giulianova, 4 punti per la Vastese, 2 punti per Jesina, Agnonese, Atletico Fiuggi, 1 punto per Cattolica e Avezzano. Direttore, parto da lei rapidamente, perché poi vedremo anche il servizio. Una classifica che per il momento come vede il bicchiere, mezzo pieno, mezzo vuoto? No, diciamo che adesso è prematuro poter esprimere i giudizi, perché chiaramente il campionato è agli inizi e molti risultati sono determinati dalla cabala degli incontri che si ha. Diciamo che la Recanatese si conferma una squadra forte da battere, è partita molto bene. Spero che non mantenga questo passo, che possa arenarsi a Giulianova da qualche partita. E Notaresco sta confermando il trend positivo dell'anno scorso. È una buona squadra, si è rinforzata recentemente e lo sta dimostrando in campionato. E niente, noi siamo... Conferma il messaggio, il Fadini oggi era una bolgia. Sì, sì, il Fadini sta rispondendo positivamente, come tutta la città. Da qualche tempo si sente proprio l'aria di un riavvicinamento della città alla squadra, alla società, e questa è una cosa delle più belle che possa accadere. Peraltro l'altra sera c'è stata una cena insieme al sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, sì. Presente anche il presidente Luciano Bartolini, con le forze imprenditoriali di Giulianova, poi ovviamente ne parleremo. Volevo chiedere al mister Notaresco, noi abbiamo sempre detto, chissà se il Notaresco ce la farà a replicare
l'annata passata e pare almeno dagli inizi, mister, di sì. Sicuramente, dai risultati devo dire che sta continuando a percorrere la strada dell'anno scorso, la squadra è stata rinforzata, hanno perso qualche pedina importante, però devo dire che è stata rinforzata in maniera decisa con i vari Sansovini, il ritorno di Liguori che è un giocatore molto molto bravo per la categoria. Ginestra tra i pali. Ginestra è una squadra forte, devo dire che è una squadra forte per la categoria. Allora, cominciamo proprio dal Fadini di Giulianova, poi vedremo ovviamente nel corso della serata tutti i servizi. 1-1 tra Giulianova e Montegiorgio. Oh, a proposito, direttore, prima di mandare il servizio, stavamo dicendo, quasi mai a Fioretti il rigore fateglielo sbagliare durante il riscaldamento, magari, non, magari segna subito invece di sospirare. Faremo una gara di rigori anticipati. Esatto, magari... Mettete lì, glielo fate sbagliare appositamente, così inizia la partita e segna subito. Giulianova, Montegiorgio, 1-1, Paolo Renzetti. Pari e patta al Rubens Fadini, dove un buon Giulianova non riesce a far valere il fattore campo pur disputando una buona gara contro il Montegiorgio che si è dimostrato come prevedibile un osso duro. Finisce così 1-1 con una divisione della posta che non è però da disdegnare. Fra i giallorossi in campo dal primo minuto di Amutene, fra gli ospiti ci sono gli ex giallorossi Ferrante e Mariani. Cielo nuvoloso e terreno allentato per la pioggia della mattinata. In tribuna fra gli altri il difensore del Pescara Cristiano Del Grosso, fratello del tecnico giuliese. Si parte agli ordini di Pacella di Roma 2 con le prime battute di gara che vedono le due squadre affrontarsi subito a viso aperto. All'11esimo la prima emozione di marca locale con Fioretti che scalda le mani al portiere ospite Mercorelli. I padroni di casa per l'occasione in maglia bianca premono cercando però di non scoprirsi. Al 17esimo si vedono invece gli ospiti con Mariani che chiama Di Piero alla deviazione in calcio d'angolo. Match equilibrato al Fadini dove Giulianova e Montegiorgio dimostrano di temersi con le occasioni che arrivano con il contagocce. Al 37esimo però giallorossi vicini al vantaggio con Fioretti che in area ospite salta anche il portiere Mira all'angolino trovando però il salvataggio miracoloso sulla linea dell'ex Ferrante. Al 41esimo ancora Fioretti protagonista in area marchigiana, il giocatore del Giulianova entra in contatto con Lattanzi. Per il direttore di gara capitolino e rigore con l'attaccante giuliese che calcia dagli 11 metri facendosi respingere il penalty da Mercorelli. Per il bomber giallorosso il secondo errore su 3 rigori calciati. Passa poi qualche secondo e al 43esimo Titone chiama al miracolo Di Piero. Pronti via nella ripresa e al secondo minuto Fazzini pesca in area Fioretti che riscatta l'errore del primo tempo segnando il gol del vantaggio del Giulianova. Sembra in discesa la gara dei padroni di casa che invece subiscono al terzo minuto il pareggio marchigiano con Nasic che di testa non sbaglia. La squadra di Del Grosso accusa il colpo per qualche minuto con il contraccolpo psicologico che per poco non favorisce gli ospiti ancora pericolosi al 16esimo e ancora con Nasic con un tiro di poco fuori misura. La squadra del presidente Bartolini però pian piano torna a crederci e al 28esimo il neoentrato Vitelli a rendersi pericoloso per il Real Giulianova con un tiro che viene deviato da un difensore marchigiano in calcio d'angolo. Si arriva così nella parte finale del match quando al 37esimo Bardeccia, da poco entrato in campo, ha una ghiotta occasione per riportare avanti i suoi ma in area tira centralmente con Mercorelli che para senza problemi. Finisce così 1-1 dopo 3 minuti di recupero con i padroni di casa che ai punti avrebbero però meritato di conquistare l'intera posta. Federico Del Grosso, un rigore sbagliato, un salvataggio sulla linea, qualche altra buona opportunità. Alla fine è arrivato un punto, però non è un pareggio da buttare questo. No, no, assolutamente, comunque il pareggio è un risultato positivo, è chiaro che potevamo vincere, però a volte quando si sbaglia un rigore, quando crei qualche palla gol e non la sfrutti appieno, bisogna anche accontentarsi. Questo non significa che le cose siano andate tutte bene, ci sono stati errori che dobbiamo assolutamente migliorare, però io non rimprovero nulla ai ragazzi perché hanno fornito una prova di spessore sotto l'aspetto comunque caratteriale, anche se siamo calati al gol del pareggio, purtroppo ci ha un po' tagliato le gambe. Effettivamente lì siamo calati mentalmente, ci siamo un po' abbassati.
però ecco, serve migliorarci, ci sono in campo tanti giovani, quindi dobbiamo lavorare. A me non preoccupa assolutamente questo aspetto, perché so che ho a che fare con ragazzi in gamba che hanno voglia di lavorare e che nel giro di settimane sicuramente miglioreremo sotto quegli aspetti che sono andati poco bene. Avete rischiato di perdere la partita, ma avete anche provato a vincerla 1-1, risultato che forse al tirar delle somme sta un po' più stretto al Giulianova, è d'accordo? No. No, mi scusi, no, perché il primo tempo... Il rigore sbagliato, quasi un salvataggio sulla linea. Sì, quello sì, se parliamo di queste cose, ma il salvataggio sulla linea, abbiamo fatto un errore clamoroso. Il rigore, permettetemi, se l'avete rivisto penso di sì, Fioretti va a toccare la gamba di Lattanzi, quindi non l'incontrario, però ci sta anche questo. Però al di là di questo, il secondo tempo penso loro hanno fatto gol, e poi non mi ricordo altre occasioni, se non questi palloni messi lì. Noi probabilmente abbiamo dato più qualità, abbiamo pareggiato, ci abbiamo avuto subito un'altra occasione con Titone di testa, abbiamo tirato con Trillini, con Mariani due volte. Penso che a venire Giulianova a giocare così apertamente come noi, non lo so se lo faranno tutti, spero di sì, però dai, io nel secondo tempo soprattutto mi sono divertito, spero che la gente si sia divertita come me. Questo era Giulianova Montegiorgio. Mister, un saluto a Michele Pippica e Lolli e i ragazzi del Fadin. Ok. Mister, questo... Il peso dell'attacco di Giulianova non può prescindere da Giordano Fioretti, che avrà anche sbagliato il calcio di rigore, ma abbiamo visto un grandissimo gol, sempre pericolosissimo. Ma Fioretti è un giocatore forte, naturalmente non è più giovane e quindi di conseguenza ha bisogno di aiuto anche lì davanti, però ecco, ha caratteristiche tecniche importanti, un giocatore che ha esperienza, ha qualità e può fare gol, ma io penso che Giulianova stia facendo bene, da come sono partiti, la squadra giovane è composta da tanti ragazzi, come diceva il mister Del Grosso prima, hanno bisogno di tempo, perché i ragazzi hanno bisogno di tempo per poter migliorare. E quindi credo che siano, alla fine sono partiti abbastanza bene, ma avranno tutte le possibilità per migliorare sia la classifica e soprattutto considerando che loro hanno il fattore campo importante, perché giocare al Fadin è uno stadio meraviglioso, quindi sicuramente in futuro avranno quella spinta in più che ti consentiranno di prendere più punti. Ecco, direttore, alcuni ci scrivono da casa che uno dei problemi, questo intanto poi è il rigore che rivedremo, è sulla fascia destra, ma è un giudizio un po' ingeneroso? Non si tiene conto che è stato sostituito un capitano storico di una squadra che per anni ha fatto campionati. E certo, fino all'anno scorso lì era... Quel ruolo è stato ricoperto da ragazzi che sono del 2001, quindi giovani, ancora con larghi margini di miglioramento e che necessitano di fare esperienza. Certo. Poi è chiaro che non è facile sostituire il capitano Del Grosso come giocatore, non è una sostituzione facile, e soprattutto i ragazzi, adesso al di là del gol che ha subito, si è ben distinto, cioè voglio dire, bisogna tener conto anche dell'età dei ragazzi che sono in campo. Aver preso gol dell'1-1 subito forse è un po' complicato le cose, mi spiego. Tenere per qualche minuto in più il vantaggio avrebbe potuto un po' anestetizzare la partita? Penso proprio di sì, è stata quasi una doccia gelata questa, perché ci ha un po' frenato, anche se poi dopo qualche attimo Giulianova ha continuato a riprendere all'arrembaggio l'attacco fino a trovarsi di fronte con questa palla, sì, di bardeggia, la possibilità di andare di nuovo in vantaggio. È chiaro che quella cosa ci ha un po' fiaccato, però il risultato è un risultato positivo, la squadra è in crescita, è una squadra, ricordo, nuova, completamente nuova, rinnovata, che ha necessità di ancora trovare dei meccanismi, dei sincronismi che vanno fatti nel tempo. Il mister da poche settimane che sta lavorando in maniera buona, decisa, ha già trasferito gran parte del suo carattere alla squadra, che è quella
del carattere, della cattiveria, dell'agonismo, quindi sotto questo aspetto e questo punto di vista Giuliano ha fatto già balzi da... Che poi possono allenare difesa e attacco perché c'è sia Federico Del Grosso che Beppe Giglio, quindi uno si occupa di una cosa, uno si occupa di un'altra. Ha uno staff di grande esperienza perché il nostro preparatore Marini, che Walter, ha una lunga esperienza di preparazioni in squadre importanti, quindi lo staff che Federico ha creato è un ottimo staff e sono sicuro che Giulianova dirà la sua nel proseguo del campionato. Oh, mister, coppia centrale, siccome nelle settimane scorse si è parlato tanto anche della zona centrale della difesa del Giulianova, esordio per Diamutene, Nazzari-Diamutene, ecco, dietro possiamo dire che nella cerniera centrale Giulianova è a posto. È una bella coppia, è una bella coppia. Esperienza, una coppia che sicuramente darà un grandissimo aiuto anche ai ragazzi che, da quello che ho capito, i fuoriquota sono sugli esterni, sì. E quindi loro sicuramente permetteranno ai ragazzi di avere quella tranquillità necessaria per giocare con serenità. Nazzari è un giocatore forte, Diamutene senza non c'è motivo. Non c'è bisogno neanche di presentarlo. Oggi lo ha dimostrato perché ha giganteggiato, io temevo per la sua tenuta in campo per i 90 minuti, perché è assente dai campi da un po' di tempo, ma devo dire che mi ha stupito per quella che è stata la sua grinta, l'agonismo. Si è proposto più volte in fase offensiva con i suoi micidiali colpi di testa, dietro è stato un maestro alla linea difensiva, gestiva come è il grande campione che è stato, diciamo, certo. No? Veramente un grande, ottimo acquisto. Vediamo l'episodio, Andrea, da Moviola, il calcio di rigore su cui Baldassarri ha un po' protestato nell'intervista che abbiamo sentito con il nostro Paolo Renzetti, che è quello che porta al calcio di rigore poi fallito da Giordano Fioretti. Il contatto è con il numero 2 Lattanzi. Tu che ne pensi? Diciamo che sono episodi, ne stiamo vedendo diversi così. Ricordo l'episodio di Di Grazia del Pescara, sì, della scorsa settimana a Cosenza. Anche qui questo è un rigore molto cercato, a mio avviso. Poi nella dinamica l'arbitro può essere portato a concederlo. È chiaro che Fioretti, se prosegue, secondo me, normalmente nella traiettoria che ha anche il pallone, non prende l'avversario, lo prende perché lascia lì il piede. Sono cose che si fanno, e se l'arbitro, tra virgolette, abbocca o ritiene che sia rigore, sono rigori che si danno. È certo. L'ennesimo che vediamo così, è un rigore cercato e trovato. L'arbitro era Fabrizio Pacella di Roma 2. Rientriamo perché ci ascoltiamo le parole del presidente del Giulianova, Luciano Bartolini, e poi le commentiamo. Quello che ho notato di strano, poi chiederò al mister, che Suriano a Matelica ha tirato un rigore preciso, il portiere da una parte e la palla dall'altra, e probabilmente Giordano si voleva riscattare da quello sbagliato contro Lava stessi. Però ha rifatto gol all'inizio del secondo tempo, quindi aveva pareggiato quell'errore e quindi il risultato non è determinato da quello. Sarà determinato, insomma, ecco, che dovevamo stare un po' più attenti appena fatto il gol. Presidente, parliamo anche di società, perché nei giorni scorsi c'è stata qualche novità, c'è stato un incontro tra diversi imprenditori che potrebbero avvicinarsi al Giulianova se non entrare in società. Le chiedo se c'è qualche novità, se ci sarà a breve qualche novità. Ma nella cena che c'è stata organizzata dal sindaco, gli imprenditori che erano presenti hanno tutti aderito a contribuire, insomma, ad aiutare la società. Per il momento non sono persone che vogliono entrare in società, però sono dei imprenditori molto importanti che hanno tutti dato l'assenso a darmi una mano e a cercare di creare sempre una società forte economicamente che possa, insomma, fare dei campionati sempre più importanti. Questo è una cosa fondamentale, secondo me, perché un sindaco che ti aiuta e fa sì che gli imprenditori della città si avvicinino alla squadra è la cosa più importante. A sensazione, direttore Fioretti, forse il prossimo rigore non lo batte. Penso di no. Non lo so, però lì è una questione di carattere, no? Un goleador
diceva una famosa canzone, non si giudica un giocatore per un calcio di rigore. Quindi, ma credo che siano tanti e validi i ragazzi che possono battere i calci di rigore. Noi lasciamo a Fioretti fare gol come quelli, molto belli, in azioni, perché ha delle qualità e delle caratteristiche uniche che può tranquillamente fare tanti gol anche senza rigore, senza calci magari. Di rigore, sì. Oh, mister, ma come in una situazione del genere, Fioretti che certamente vuole riscattarsi, però settimana prima Suriano ha battuto un rigore a Materica e lo ha segnato in maniera eccellente. Fioretti viene già da un rigore. Un allenatore come si pone in una situazione del genere? Che fa? Io penso che il rigorista viene stabilito prima, quindi sicuramente in quel caso forse il giocatore aveva voglia di riscattarsi e gli è stata concessa questa occasione, ma credo che sia stato fatto in maniera tranquilla, senza polemiche e senza discussioni. Un giocatore forte, è impossibile anche dirgli di no, nel senso che certo, quando uno si sente di battere un rigore, molte delle volte si lascia fare. Anche perché se poi fa un gol come quello che abbiamo visto, dici vabbè, battilo pure, poi magari però ce lo fai se lo sbagli. Certo. Con tutto il rispetto al mister, la media delle sue valutazioni dei giocatori da mettere in campo, ma se ogni domenica cambia la formazione, viene meno la fiducia e l'autostima per chi deve scendere in campo, giocatori che come Stivaletta, che domenica, penso che il prosieguo sia, domenica aveva segnato, ok, poi ne parliamo dopo della Vastese, ma ci racconta, direttore, questa cena in cui il presidente Bartolini ha detto non sono persone che vogliono entrare in società, però c'è stato un brainstorming, come si suol dire, un'unione di intenti. Beh, la cosa che fa notizia è una cosa molto bella e importante, il fatto che dopo 3 anni di permanenza in città, dove quando ci presentavamo le prime volte dagli imprenditori venivamo scansati in malo modo, adesso c'è stata un'azione forte da parte del sindaco che ci aiuta ad avvicinarci agli imprenditori che vengono sollecitati a fare degli aiuti, delle sponsorizzazioni, che chiaramente le società di calcio vivono di questo, e tanto più arrivano e tanto più nascono delle speranze per fare meglio, per sognare, per cercare di pensare di fare quanto più qualcosina in più. Sì, certo, anche se Giulianova gli obiettivi li aveva già fissati all'inizio del campionato, a prescindere da questo, ma sicuramente una notizia bella e importante, perché avere un gruppo di imprenditori molto forti e importanti che si avvicinano e danno la loro disponibilità, questa cosa ci dà la carica maggiore per credere in un progetto che è un progetto ambizioso. Poi, ma mi toglie una curiosità, sì, ma adesso purtroppo comincia a diventare un po' un'abitudine in alcune squadre, ma perché è andato via Pascucci prima dell'inizio del campionato? Ma questo è difficile da rispondere a questa domanda, perché personalmente io avevo stima di mister Pascucci. È nato una sorta di distanza tra alcuni componenti della società e il mister. Ci sono state delle pessime incomprensioni che hanno determinato poi un raffreddamento di rapporto. Se ci mettiamo anche l'uscita della Coppa Italia, che diciamo ha dovuto molto al presidente. Sì, è una cosa su cui il presidente Bartolini tiene particolarmente, la Coppa Italia. Però penso che la scelta che è stata maturata è stata per il bene di tutti. Cioè è stata ponderata. Sì, molto ponderata, e alla fine penso che sia ormai una cosa che appartiene al passato, è andata e dobbiamo guardare avanti. Un saluto a Luca, Contraccambio ovviamente. Andrea, vengo da te per chiederti un giudizio flash sul Giulianova, perché poi dobbiamo passare alla Vastese, oggi ha perso a Campobasso. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto al direttore in apertura. Il bicchiere fino a questo momento, 4 partite e 5 punti, come mezzo pieno, mezzo vuoto? Bah, tendenzialmente sul pieno. Sul pieno perché questa squadra aveva palesato dei problemi in Coppa Italia ad Avezzano e in generale nel mese di agosto. Anche quella sciagurata amichevole con il Pescara Primavera, che io non ho visto, ma chi l'ha vista
ha notato una differenza a favore del Pescara Primavera notevole, insomma, quella è stata una brutta prova. Quindi, insomma, tenuto conto che Genova è partito un po' tardi, è stato un cantiere fino a pochi giorni fa, c'erano queste difficoltà che si erano palesate, c'è stato il cambio in panchina, l'avvento di un debuttante come Del Grosso, e, insomma, le premesse potevano non essere così incoraggianti. Invece, tutto sommato, dopo la sconfitta brutta di Porto Sant'Elpidio, che era un po' in linea con quel momento, c'è stata la vittoria contro la Vastese, il bel pareggio di Matelica e oggi questo pareggio contro una squadra che ha iniziato molto bene la stagione e che è già bella quadrata, che è il Monte Giorgio. E oggi ai punti Giulianova avrebbe meritato la vittoria. Quindi, per tutti questi motivi, tenderei a vedere il bicchiere mezzo pieno. È chiaro che poi serve continuità, ad esempio mi pare che il prossimo match sarà ad Agnone, sì. Oggi ha strappato un bel punto contro il Chieti, quindi il Genova affronterà in trasferta una squadra vogliosa di trovare la vittoria e sarà un ulteriore banco di prova, ma saranno tutte le partite un banco di prova. Quello che mi sento di dire è che in queste 2-3 settimane il Genova ha saputo correggere gli errori fatti ad agosto e per ora le risposte sono positive, quindi bicchiere tendenzialmente mezzo pieno, però servono altre controprove. Assolutamente. Oh, a proposito di Vastese, ci è arrivato un messaggio, come si chiama adesso? Curva Sud o Curva Davalos? Io penso che la denominazione Curva Davalos non si tocchi. Poi sotto adesso è comparsa la scritta Curva Sud, ma la denominazione Curva Davalos non penso che si tocchi. Buonasera direttore Franco Teodoro. Franco Teodoro, si mangia bene nel suo ristorante? Noi non abbiamo ancora provato, però ci fidiamo del nostro... Non sono venuto per fare pubblicità, ma dico sempre peggio per chi non ci viene. Ok, allora peggio per noi, però magari verremo presto. Però intanto andiamo a Campobasso, sconfitta della Vastese 1-0 contro i molisani allenati da Mirko Cudini, vediamo. Il Campobasso liquida 1-0 la Vastese grazie ad un gol di Candelori ad inizio secondo tempo di fronte a 1300 spettatori che si godono così il primo successo interno del Lupo. Cudini conferma il 4-3-1-2 con Pistillo riproposto al centro della difesa e Candelori a supportare Alessandro e Musetti. Deludente la Vastese di Marco Amelia che a fine partita affermerà di essere stato lui stesso più carico dei suoi giocatori. Arbitra il signor Ubaldi di Roma. Solo un minuto per il tiro di Dos Santos che è murato dalla difesa rossoblu, la palla poi è preda di Palumbo che scocca un esterno sinistro di poco fuori, Vastesi subito insidiosi, replica di Musetti dopo 60 secondi con il colpo di testa parato da Bardini, intorno al 18esimo grossa palla gol per Dalmazzi servito da Pizzutelli, il difensore di casa avrebbe potuto sfruttare meglio la chance, il Campobasso sembra ingranare anche se al 19esimo Musetti riesce a ritagliarsi uno spazio molto interessante ma non è in grado di bucare Bardini, il quale può respingere. Il gol sembrerebbe maturo, i rossoblu creano, ma al 20esimo il destro di Candelori va ad impattare il palo esterno. Anche sfortunata la squadra di Cudini. Al 24esimo la Vastese prova a spezzare il forcing rossoblu con un destro di Palumbo bloccato a terra da Natale. Gli sprazzi di casa non vengono sfruttati a dovere. Al 33esimo Menna fa tutto da solo e chiama lo scambio a Candelori. Palla restituita a Menna che conclude con parata centrale di Bardini. Dalla battuta del corner di Pizzutelli stacca da due passi Pistillo che fallisce l'1-0. Vastese che non vuole stare solo a guardare al 41esimo torre di Cardinale per la correzione di Bardini respinta dallo stesso Pistillo. I giocatori in maglia bianca chiedono un braccio del difensore di casa ma nessuna irregolarità viene vista dal direttore di gara. Il Campobasso chiude in attacco il primo tempo proprio allo scadere da Musetti ad Alessandro che fa partire un missile respinto da Bardini. Un tiro molto forte probabilmente visto all'ultimo dal portiere ospite. Dalla bandierina la palla giunge a Bontà che alza sopra la traversa. Fine primo tempo dopo un minuto di recupero. Nessuna sostituzione né per Cudini né tantomeno per Amelia. Il Campobasso sblocca la partita dopo soli 4 minuti della ripresa. Taglio interessante di Alessandro per la correzione da due passi da parte di Kevin Candelori. È il giusto vantaggio della squadra di casa. 1-0 per il Campobasso che sarà poi anche il risultato
risultato finale. Dall'altra parte Amelia decide di inserire Perrocchi in luogo di Pompei. Per gli ospiti ci prova quasi al settimo palumbo con un destro che si spegne al lato, al decimo tiro da fuori dello stesso Alessandro con presa in due tempi di Bardini. Il Campobasso potrebbe chiudere la contesa al 17esimo, taglio di Pizzutelli, la sfiora Musetti con la palla che esce di pochissimo al lato. Devono passare altri due minuti per il cross di Esposito, la difesa di casa si dimentica di palumbo al centro con quest'ultimo che alza sopra la traversa. Al 23esimo si sta per ripetere il gol di Tolentino, la vita Candelori si tuffa sul pallone Bontà, la palla esce al lato fra gli applausi dei presenti che dimostrano di gradire. È un Campobasso che si fa decisamente preferire questo del secondo tempo. Al 25esimo occasione per i bianchi con Palumbo che mette al centro, la tocca Dalmazzi, esce Natale per sventare. Amelia si gioca la carta stivaletta al posto di un deludente Esposito. Dal 28esimo tra l'altro ex di turno fischiato dal pubblico presente. Qualche secondo più tardi dentro Zammarchi per l'infortunato Tengorang. Alla mezz'ora protestano tantissimo i giocatori di casa per un fallo dato ai vastesi dopo presunta irregolarità di Bontà. Quasi al limite la punizione di Palumbo è molto imprecisa. Subito dopo fuori Musetti, dentro l'ex di turno Giampaolo. Succede tanto nel finale che è di fatto anche di sofferenza per il Campobasso. Vicino al raddoppio al 36esimo da Alessandro Avanzan che crossa senza trovare deviazioni amiche al centro. Un minuto ancora e Dos Santos viene pescato regolare in area di rigore. Il suo pallonetto è sventato da un prodigioso Natale nella circostanza. Al 41esimo dentro da una parte Giambè per Alessandro, dall'altra Amelia inserisce Cavuoti per Ravanelli. Dentro nel Campobasso anche Cafiero al posto di Pizzutelli quando siamo al 90esimo. Finale palpitante con i rossoblu che sfiorano il 2-0 grazie a Giambè che si libera bene di un avversario, mette al centro dove trova un difensore avversario a spazzare. Nelle battute finali 95esimo potrebbe esserci un fallo di Dos Santos su Cafiero che viene ignorato, anzi è corner per gli ospiti. Sale anche il portiere, batte Zinni a colpire proprio l'estremo ospite Bardini, ma l'azione non porta frutti per gli abruzzesi. Festeggia giustamente il Campobasso per una vittoria risicata ma molto meritata e che presta grande fiducia ai rossoblu che da martedì prepareranno l'insidiosa trasferta di Pineto. Questa è la vittoria del Campobasso sulla Vastese. A Vasto si parla di dimissioni di Amelia, non sapete nulla in riguardo? No, ti dico in questo momento, ma verificheremo. Questo è quello che posso dirti, però mi sembrerebbero comunque abbastanza premature le cose. Certo che, mister, hai visto la partita, probabilmente anche a livello di creazione dalla Vastese ci si aspetta sempre qualcosa in più rispetto a quello che si vede. Vastese ha un organico decisamente importante per la categoria, con gli ultimi arrivi di Palumbo, Esposito, soprattutto in avanti, Dos Santos, Esposito, Palumbo, è un trio d'attacco direi di primissimo ordine. Ci si aspetta sempre tanto perché la Vastese è sempre una società che punta a un obiettivo importante e quindi ci si aspetta sempre tanto, però ecco, come ho detto pure prima, per creare qualcosa di importante c'è bisogno di tempo, quindi l'allenatore deve avere il tempo suo per poter costruire e dare un'identità di gioco alla squadra. Sono convinto che con il tempo, con la squadra, con un organico del genere, la Vastese farà quadrare il cerchio. Peraltro fonti molto vicine all'allenatore Marco Amelia smentiscono categoricamente la questione delle dimissioni, quindi assolutamente voce se si è sparsa fantasiosa. Questo ci arriva direttamente, insomma, da fonti molto molto vicine a Marco Amelia, e quindi noi abbiamo detto che avremmo verificato, lo abbiamo fatto praticamente live e così non è, e siamo qui insomma per cercare di darvi un'informazione che sia corretta. Poi spesso e volentieri, a volte, Andrea, si spargono delle voci, però insomma poi bisogna anche scremare quello che è vero da quello che non è vero. Ma sulla prova di Campobasso te ti aspettavi un po' di più? Qualcosina sì, però mi rendo conto che il Campobasso è una delle squadre favorite del campionato. Campobasso aveva già steccato in casa con Notaresco
era lecito attendersi davanti al proprio pubblico una prova di carattere della squadra di Cudini, e più o meno c'è stata. La Vastese è comunque rimasta in partita fino alla fine, anche con un briciolo di fortuna poteva anche pareggiarla, poteva finire con un risultato più rotondo per il Campobasso. Penso che il campo abbia detto la verità su questa gara. Campobasso è stato superiore. La Vastese, io mi ripeto quello che ho detto anche la scorsa settimana, ora ha un potenziale offensivo importante. Chiaramente Vittorio Esposito paga un po' di inattività, però Dos Santos più Esposito più Palumbo, che oggi ha giocato nel 3-5-2 da mezzala, ma sempre con la sua grande propensione all'inserimento, se questi giocatori riescono ad amalgamarsi, a trovare la giusta intesa e a non far pesare la loro presenza nella fase difensiva della squadra, è un conto. Se possono dare qualità davanti ma la squadra soffre la loro presenza in fase difensiva, ecco che qualche problemino può subentrare. Oggi però la Vastese si misurava contro una delle favorite del campionato, contro il Fiuggi è andata decisamente meglio. Vedremo nelle prossime partite se questo grosso potenziale d'attacco con i giusti equilibri insomma la Vastese potrà ottenere i risultati che la piazza si aspetta, cioè essere competitiva, non accontentarsi di una semplice salvezza, ma essere quantomeno competitiva. Questo ritengo che la Vastese debba garantirlo, visto lo spessore di diversi elementi. Pensi, mister, che si sia un po' svegliato il Campobasso, un po' di torpore di inizio stagione? Io, come dicevo prima al direttore, il Campobasso è una squadra costruita con criterio. Costruita con criterio perché direttore sportivo e allenatore si conoscono benissimo, il direttore conosce le caratteristiche. Conta questa cosa? Ma io penso che sia importantissimo. Importante perché sono stati presi giocatori funzionali al modulo. E che questa credo che è una cosa che faccia la differenza. L'allenatore ha dimostrato il suo valore l'anno scorso, i giocatori sono giocatori, parte della rosa, sono giocatori che sono stati con il mister l'anno scorso, quindi conoscono bene quelle che sono le idee dell'allenatore. È una piazza importante, un pubblico di categoria superiore, io penso che ci siano tutti i presupposti per poter fare un grandissimo campionato. Ti faccio rispondere, ma rapidissimamente, se secondo te, da osservatore esterno all'SMS che è arrivato prima, il fatto che il Pineto sia a meno 7 dalle prime per l'organico è una cosa che anche a te come al nostro telespettatore suona un po' come una piccola delusione? Io ho visto giocare il Pineto proprio domenica scorsa. Con la San Giustese. Con la San Giustese. Secondo me ha fatto una buonissima partita. Ma sicuramente il Pineto ha un organico di primissimo ordine, il Pineto deve vincere, questo è sicuro, come deve vincere il Campobasso, come la Recanatese, però voi mi insegnate che vincere non è mai facile, no. Però penso che anche a Pineto sia stata costruita una squadra importante con giocatori di categoria superiore. L'allenatore, anche in questo caso, io lo dico sempre, quando si vuole dare un gioco, un'identità, ha bisogno di tempo. Sì. Perché io faccio la differenza che ci sono allenatori, gestori e allenatori. Gestori si possono gestire situazioni e mettere in campo giocatori forti e badare il risultato. Quando invece si trovano allenatori che vogliono dare un'identità di gioco alla squadra, una mentalità, ci vuole un po' più di tempo. Quindi certo, concediamo il tempo necessario per a Epifani, perché sicuramente è un allenatore bravo che ha avuto esperienza, ha già calcato campi di categoria superiore, quindi avrà tutte le saprà lui benissimo come far andare bene il Pineto. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, poi al rientro il pareggio 0-0 tra Chieti e Olimpiagnonese, a tra poco. Eccoci rientrati di nuovo insieme con l'Abruzzo del pallone, non vi preoccupate, non manca un quarto d'ora, manca mezz'ora perché andremo avanti fino alle 21:15. Adesso andiamo virtualmente a Chieti, ma di fatto a Pineto, al Mariani Pavone, dove si è giocata la sfida tra Chieti e Agnonese, terminata senza reti, 0-0, il servizio di Ania Cantagalli.
Quarto risultato utile per il Chieti, che fa 0-0 contro un Olimpia Agnonese che dal canto proprio dà invece continuità al pareggio arrivato contro il Cattolica San Marino. Non c'è Mauro Marinelli a guidare in panchina i molisani. Il tecnico infatti accusa un malore prima della gara e si reca in ospedale. Le sue condizioni però, a quanto comunicato, sono buone. Grandoni conferma il 3-5-2 consueto, con Bruni accanto a Traini in attacco per sostituire l'acciaccato Bruschi. Anche l'Agnonese conferma le consuete vesti del 4-3-3 con il tridente Minacori, Acosta e Perkovic. È un Chieti che si fa preferire in termini di occasioni nel corso del primo tempo, con Traini che serve Marzola al dodicesimo. Il centrocampista neroverde fa partire un mancino a giro che si spegne di un soffio fuori. La risposta dei molisani, ultimo in classifica, arriva al 22esimo, quando Acosta ci prova con un destro che Camerlengo mette in calcio d'angolo. Al 25esimo contatto in area con protagonista Traini, che accenna la protesta, ma il direttore di gara lascia proseguire. Tre minuti più tardi, altra opportunità per il Chieti, con Fantauzzi che serve per la testa di Traini. L'attaccante da fermo gira verso la porta, ma non trova lo specchio. Al 37esimo Acosta si invola verso Camerlengo dopo un contatto con Venneri, ma la difesa del Chieti è brava a sporcare il tiro dell'attaccante argentino. Prima di rientrare negli spogliatoi, Marzola riesce a trovarsi davanti la porta, ma Meiri ci mette una pezza per evitare il vantaggio neroverde. Ad inizio ripresa protagonisti due numeri 7. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo al quinto, Perkovic fa partire un tiro che Camerlengo è pronto a respingere. Due minuti dopo Milizia gira in bello stile in area e non trova di pochissimo la porta. La gara offre poi poco in termini di occasioni. L'Agnonese la mette sull'aggressività ed il Chieti risponde dal punto di vista fisico, tralasciando però la manovra. Il match torna ad accendersi nel finale. Panecasio al 40esimo mette in mezzo per Traini, la cui girata di prima intenzione si spegne fuori. Cinque minuti più tardi, clamorosa palla gol per l'Agnonese. Al termine di un batti e ribatti in aria, Brugaletta salva sulla linea di porta il tentativo di Conè. Prima della fine ci prova anche Acosta, con tiro che finisce sul fondo. Termina dunque con un pari che dà continuità ad entrambe le formazioni. Per il Chieti domenica prossima c'è la trasferta a Matelica, mentre i molisani ospiteranno il Real Giulianova. Vista la classifica, diceva che sarebbe stato un compito facile, non è mai così come il calcio, come spesso ha dimostrato. Una gara dura anche dal punto di vista fisico, un buon punto per voi. Sì, la classifica lo diceva, ma non ci sono solamente partite facili prima di averle giocate. Partita che ci aspettavamo rognosa contro una squadra solamente ben allenata, anzi ci tengo e approfitto per salutare il mio collega che oggi ha avuto un problema di salute, quindi gli mando un abbraccio anche se non lo conosco personalmente. Squadra solamente dura da affrontare, l'avevo vista anche in settimana guardando le loro partite giocate precedentemente, oggi l'hanno confermato, noi siamo contenti e ci prendiamo questo punto ben contenti. E quattro risultato utile consecutivo, comunque siete e rimanete una delle sorprese positive di questo campionato. Ma sì, ma risultati fanno sì che poi si possa ricominciare la settimana con entusiasmo e con fiducia. Noi siamo contenti perché alla fine poi il nostro lavoro si basa specialmente, il mio soprattutto, su risultati. C'è una buona armonia, c'è tanto da lavorare, ma questo lo sappiamo. Adesso da martedì appunto si ricomincia a preparare la prossima gara con l'entusiasmo che abbiamo avuto fino ad oggi, e per adesso va bene così. Mister, avete sofferto nel primo tempo, meglio nella ripresa, e sul finale avete anche rischiato di vincerla questa partita. Sì, assolutamente sì, abbiamo rischiato anche sull'ultimo calcio d'angolo di perderla. Permettimi di fare un grande in bocca al lupo al nostro mister Mauro Marinelli, che purtroppo stamattina ha avuto un malore, e quindi questo punto e questa grande prestazione va dedicata soprattutto a lui e gli facciamo un grande in bocca al lupo. La partita sapevamo era questa, nel senso che il Chieti ha 7 punti non a caso, è una squadra ostica, maschia, su questo campo, con questa tifoseria che non ha nulla a che vedere con la Serie D, però la squadra ha fatto una grande prestazione secondo me, il secondo tempo ancora meglio del primo, abbiamo creato 6-7 occasioni da gol, quindi peccato per non aver vinto una partita che meritavamo. È un punto che vi dà qualcosina di certezze in più, che dà un pochino di continuità insomma nel vostro percorso?
Assolutamente sì, anche se le dico la verità, in 4 partite abbiamo creato più occasioni che magari in 10 partite, però un po' la sfortuna, un po' l'imprecisione dei nostri avanti, diciamo che ci manca qualche punticino, però sono convinto che a fine stagione i conti ritorneranno. Questo era Chiedi Agnonese. Quello che avete sentito è il vice allenatore dell'Agnonese, Matteo Pizzi, e avete sentito nel corso delle interviste e anche nel corso degli highlights del fatto che l'allenatore Mauro Marinelli dell'Agnonese questa mattina si è sentito poco bene, è andato in ospedale, per fortuna niente di grave. Noi gli mandiamo virtualmente un abbraccio, perché insomma è comunque un protagonista di questo girone, e speriamo che torni prestissimo in panchina. Mister, questo Chieti magari oggi non ha vinto, però ha una solidità tale che non perde ed è, sì, non prende gol, è una squadra solidissima. È una squadra molto quadrata, e una difesa rocciosa, loro giocano 5-3-2, difficilmente ti concedono, anche se oggi ho visto che hanno un po' sofferto, perché come dicevo pure il direttore, l'Agnonese è una discreta squadra composta da giocatori validi. E dicevo, il Chieti gioca in questa maniera, difficilmente concede. Questa è una cosa che paga in un campionato come quello della Serie D? Il fatto di concedere poco, perché poi in Italia tradizionalmente insomma chi subisce pochi gol alla fine i risultati li ottiene. Questo è sempre, ogni allenatore ha una propria che te hai tutt'altro tipo di filosofia e quindi te lo chiedo a ragion veduta. Ogni allenatore ha una propria mentalità, poi giusta o meno non si può mai dire, però ecco, il fatto di concedere poco, questo non significa non essere una squadra propositiva. Certo. Si può essere tranquillamente una squadra che è offensiva, ma nello stesso tempo che difende in maniera ordinata e difende in maniera organizzata soprattutto. Quindi il Chieti in questo momento sta dimostrando questo. Direttore, il Chieti così già in palla se lo aspettava? 8 punti? Sì, non mi sorprende, perché vedo che anche da quello che si legge dai risultati, questo è un campionato estremamente equilibrato, dove non c'è una squadra che si deve sottovalutare o che si può sottovalutare. Le squadre sono costruite con equilibrio, non c'è l'ammazza campionato. La Recanatese è partita alla grande, ma sono sicuro che anche lei avrà i suoi momenti di debolezza. È un campionato dove ogni partita va giocata fino alla fine e può dare adito a qualsiasi tipo di risultato, perché c'è grande equilibrio. Andrea, prima di venire da te per una valutazione del Chieti, ti faccio vedere l'episodio su cui ha un po' protestato il Chieti. Siamo al 25esimo del primo tempo, un contatto in area tra Traini e Frabotta, difensore centrale dell'Olimpia Agnonese. Per l'arbitro non c'è nulla, lo vedete, allarga le braccia, era Davide Giacometti di Gubbio. Te che ne pensi? Che probabilmente il non fischio è una decisione corretta, mi pare anzi che Frabotta riesca in qualche modo a toccare con il suo piede il pallone, un corpo a corpo. Traini è bello grosso, però mi pare che sia corretto far proseguire. Andrea, a proposito del Chieti, ieri nel servizio di presentazione insomma ci siamo confrontati, squadra questa che intanto vantaggio della Lazio 1-0 sul Parma, abbiamo detto una squadra che fino a ieri aveva 7 punti, era nel segno del 7, oggi ne ha 8 perché ha pareggiato, 7 gol, 7 marcatori differenti, è una squadra che non solo è molto solida ma è anche una cooperativa, una squadra che manda in gol tanta gente, è una cooperativa del gol. Io penso che quando in una squadra vanno in gol regolarmente gli attaccanti sia la cosa migliore, poi se segnano anche gli altri quando serve meglio ancora, però quando è fisiologico ed è naturale ed è bene che avvenga che una squadra mandi in gol regolarmente gli attaccanti, almeno uno in particolare, ma insomma è un mio modo di vedere le cose. Poi non so, lì c'è il direttore Teodoro, c'è un allenatore come Iervese e magari diranno anche la loro su questo aspetto, però questo vuol dire che il Chieti, mi fa fare questa considerazione che ho già fatto,
È una squadra costruita bene, una squadra compatta, coriacea, è una squadra tagliata proprio su misura per affrontare nel modo giusto questo raggruppamento e questa stagione. E non deve essere una stagione con straordinarie ambizioni per il Chieti. Queste ambizioni è giusto che ci siano, ma ci siano nel tempo. Il Chieti dovrà arrivare a competere per tornare tra i professionisti. Questa è una stagione di assestamento, il Chieti è una neopromossa, ci sono stati in passato problemi societari che hanno portato il Chieti a ripartire ancora una volta dalle parti più basse dei dilettanti, quindi c'è questo splendido pubblico che sicuramente va coltivato e questo appoggio non mancherà mai, però c'è bisogno che la società si consolidi, quindi questa deve essere una stagione importante per costruire una base su cui lavorare in futuro per essere più ambiziosi nelle prossime stagioni. Questo deve fare il Chieti a mio avviso, e per ora questo campionato è in linea con quello che deve essere il percorso intrapreso da una proprietà che, ricordiamo, anche in questo caso è una proprietà nuova, perché la proprietà che ha vinto il campionato di eccellenza si è fatta da parte e c'è una nuova proprietà che fa capo a Trevisan, che è ripartita dalla scorsa estate con alcuni frontman come Mergiotti e come Masciangelo, e quindi tempo al tempo e il Chieti potrà tornare dove merita. Assolutamente. A proposito, mister, so che ti hai notato con particolare attenzione le giocate di questo ragazzo Viskovic, numero 4 dell'Olimpia Agnonese, che ti piace particolarmente. L'Agnonese ha un centrocampo forte, i tre centrocampisti sono tutti e tre ottimi giocatori, Diavarrà pure una bella mezzala, ma soprattutto chi mi ha colpito di questa squadra è soprattutto il fuoriquota del 2001, Diakité, che sì, è un terzino Diakité destro. 2000. 2000? 2000. 2000 è un terzino destro veramente molto bravo. A proposito di fuoriquota, ci segnala la nostra Ania che ha realizzato il servizio. A proposito di fuoriquota, oggi ha sfiorato il gol un altro 2000, però sul fronte Chieti, questo Marzola. Oh, noi stiamo per andare a vedere il derby tra Notaresco e Avezzano, finito 2-0. Intanto fatemi dire, a proposito della notizia che si era sparsa, che ci ha chiesto prima un telespettatore da Vasto su eventuali dimissioni da parte di Amelia, il direttore generale della Vastesi, Giuseppe De Palo, smentisce categoricamente questa notizia, che ritiene priva di fondamento. Andiamo a Notaresco adesso per la vittoria 2-0 del Notaresco sull'Avezzano. Servizio. Il derby del Vincenzo Savini e del Notaresco che regola l'Avezzano grazie ad una doppietta di Frulla, punizione, capolavoro e rigore nei minuti conclusivi. Così come contro la Jesina, i rossoblù hanno trovato il gol nel rush finale, denotando un'ottima condizione atletica ed una voglia di non mollare. Terza vittoria consecutiva per la compagine del presidente Di Giovanni, che tiene per la seconda sfida di fila la porta imbattuta. Un punto in quattro giornate invece per l'Avezzano, che ha giocato la sua onesta partita, che prodezza di Frulla a parte si stava incanalando su un giusto 0-0. I rossoblù si presentano dopo due vittorie consecutive. Mister Vagnoni recupera Capitan Salvatori, maglia da titolare per Mele, panchina per Liguori. Sul fronte opposto, dopo il primo punto in classifica conquistato contro il Vasto Girardi, Mecomonaco opera tre cambi con il ritorno nell'undici iniziale di Siragusa. Primo tempo con poche emozioni, che comunque si ravviva nel finale. Al 14° Brunetti, in proiezione offensiva, calcia sull'esterno della rete, con Ginestra comunque attento. Passano diversi minuti prima di una nuova emozione. Alla mezz'ora propizia tutto romano, Frulla conclude la posizione favorevole, si immola un difensore biancoverde che evita il peggio. Intensi i minuti che precedono l'intervallo, Gaeta direttamente su punizione prova ad impensierire Ginestra al 42°, palla che sfila sul fondo di poco. Un minuto più tardi l'occasionissima capita sui piedi di Sansovini, che conclude al volo dal limite. La traversa e forse un tocco di Fanti negano la gioia della marcatura all'ex pescarese. Dagli spogliatoi non rientra Nicolò Cancelli, al suo posto esordio per Fagioli, attaccante esterno nativo di Penne ed ex Teramo.
Il primo portiere ad essere sollecitato nella ripresa è Ginestra, che respinge con un volo plastico la conclusione di Traditi dalla distanza. Il numero 4 con la maglia bianco-verde entra anche nell'azione del minuto 17, quando si ostacola con Gaeta a centro dell'area su bella imbeccata di Di Giacomo. I minuti scorrono e il match sembra indirizzato sul risultato di parità ad occhiali. Frulla però è il più vispo e dopo una sgroppata senza fortuna sulla destra, al 38esimo si guadagna un calcio di punizione. La battuta dell'ex Chiesi è magistrale, Fanti non può arrivarci ed il notaresco passa tra la gioia dei propri tifosi. Una prodezza che sblocca il confronto, questo serviva. Sulle ali dell'entusiasmo, al 45esimo Liguori strappa applausi, ma il suo tiro scheggia il palo e finisce sul fondo. Al 48esimo però ecco il raddoppio notareschino, il tiro di Fagioli viene respinto da Traditi con un braccio, secondo l'arbitro Renzi di Pesaro, che assegna il primo rigore di stagione ai rossoblù tra le proteste ospiti. Dal dischetto trasforma Frulla, che mette a segno la propria doppietta e regala la terza vittoria al notaresco. Mister, è arrivata la terza vittoria consecutiva, un derby difficile nel senso che la partita si stava incalanando sullo 0-0, poi è arrivata la perla di Frulla e alla fine il raddoppio. Sì, credo che il secondo tempo, come domenica scorsa, la squadra ha meritato di vincere, anche se la partita è stata molto difficile, è stata una squadra molto fisica. E quindi sapevamo che era difficile, sapevamo che il Bravezzano sarebbe venuto qui a fare forse una partita difensiva, ma ci avrebbe punzecchiato e questo così è stata. Ci ha dato molto da fare, e siamo stati bravi su qualche loro ripartenza a marcare preventivi e la squadra è stata sempre attenta e concentrata, anche lui, dopo il gol ha voluto proprio la vittoria, anzi siamo andati a fare il secondo gol e questo è importante, non ci siamo seduti, è un momento come ho detto prima magico, avevo chiesto alla squadra di attaccarlo e di non sederci, la squadra lo ha capito e l'abbiamo attaccato. Adesso sembra facile dopo il risultato, ma la squadra è stata convinta, di carattere, cattiva, ha voluto vincere, questo è un segnale importante. È stato un derby con poca emozione, la partita sarebbe indirizzata sullo 0-0, poi è arrivata la perla di Frulla. Sì, secondo me noi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, il primo tempo un po' meno. Anzi direi l'ultima mezz'ora del primo tempo, perché il primo quarto d'ora siamo partiti anche bene, invece il secondo tempo siamo rientrati in un altro piglio, ci siamo alzati un attimino, abbiamo pressato un pochettino più in avanti e secondo me abbiamo creato delle situazioni dove dovevamo essere più bravi sotto porta, dovevamo attaccare meglio la porta, non l'abbiamo fatto. Poi penso che sull'unico tiro in porta, su punizione tra l'altro del notaresco, ha tirato una gran punizione, lì l'episodio cambia la partita. Poi ci siamo buttati tutti in avanti e abbiamo preso questo secondo gol, secondo me sul rigore molto 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 dubbio, va bene, ma non è quello che cambia la situazione delle cose. Ti senti in discussione? Ma gli allenatori devono sempre sentirsi in discussione, fa parte del nostro mestiere. L'unica cosa che posso dire è che io sono molto sereno, perché dall'inizio ho dato il massimo per questa società. Ovviamente chissà, sa quali sono i problemi e quindi se il problema sono io, società può fare tranquillamente le proprie scelte, ma penso che il problema non sono io, perché questa squadra è giovane, è stata costruita in ritardo, siamo partiti in ritardo ed io non pensavo che potessimo partire in questo modo, ma che c'era da soffrire, questo lo sapevo, però purtroppo io faccio l'allenatore, so che cosa vado incontro, se la società ritiene opportuno di cambiare perché per il bene dell'Avezzano ci sta anche, io non posso, io faccio allenatore, vado in mezzo al campo fino a quando mi danno la possibilità, non mollerò mai, questo è fuori di dubbio, perché l'allenatore deve stare sempre davanti a tutti e deve prendersi le responsabilità. Le responsabilità tecniche sono tutte mie, quindi io proseguo per la mia strada e sono sicuro che questa squadra qui non è una squadra che merita un punto, perché oggi meritavamo molto di più. Vittoria dunque per 2-0 di un notaresco che continua, insomma, a macinare gol, risultati, insomma, fatto salvo quel passo falso col Vasto Girardi all'esordio, oggi Frulla scatenato, calcio di punizione fantastico, anche calcio di rigore.
E ne abbiamo parlato all'inizio del notaresco. Prima ci avevano scritto anche Fagioli sta andando benissimo, Liguori, Marcelli, che abbiamo avuto settimana scorsa qui nei nostri studi. C'è anche un ragazzo che conosci bene, adesso è un po' più biondo, vero mister? È Mele, sì, che sì. Te hai avuto a Francavilla. È una squadra costruita anche qui, mi permetto di dire, con criterio, cioè che sì, ottiene sì. Risultati non a caso. No, ma come ho detto prima, è una società che ha sempre fatto bene, il presidente Di Giovanni è una persona competente e di ragazzi ne conosco parecchi che ho avuto sia al Pescara che a Francavilla, Marcelli è uno di questi, insieme a Mele, Liguori che è un ragazzo molto, molto bravo. E poi ci sono anche giocatori esperti come Pomante, come Salvatori, Marco Sansovini, quindi diciamo Romano che è un ottimo giocatore, e Cancelli pure un ragazzo molto bravo, squadra veramente fatta con criterio e sono contento che stiano ottenendo i risultati. Oh, direttore, invece abbiamo visto un Mecomonaco un po' abbacchiato. È chiaro che la situazione in casa Vezzano a livello dei risultati non è florida, e l'abbiamo visto anche, non dico scoraggiato, poi per come lo conosco io Antonio Mecomonaco è uno che, come ha anche detto, non getta mai la spugna, però ci sono delle difficoltà evidenti in questa squadra. Io le ho già accolte la settimana scorsa dallo sguardo turbato e l'intervista passata già dello stesso mister, che lasciava intravedere che come se si ispirasse un'aria di grandi difficoltà nell'ambiente. Non riesco a capire, non posso, perché giustamente le mie problematiche in casa mia non posso permettermi di buttare il naso altrove. Però Avezzano è strano, che non capisco cosa possa succedere, ma si percepisce dal tono, dallo sguardo, dal modo con la quale il mister ha concesso due interviste, questa e l'altra, che non c'è una buona aria, insomma. Certo. Oh, a proposito di Mele, perdonami la parentesi, mister, stavo vedendo, sveglia un po'. Mi perdonerai l'accostamento, sembra un po' a Brozovic anche come corre, vero? È un tipo, può diventare quel tipo di giocatore adesso, ovviamente con le dovute proporzioni. Io Mele l'ho avuto al Pescara e l'ho voluto a Francavilla, quindi ho una grandissima stima. È un ragazzo, un po' di anni fa era un fuoriquota, quindi però è un giocatore che ha qualità, che ha visione di gioco, per me potrebbe fare qualcosina in più. Un po' mi faceva arrabbiare, un po' per la sua testolina, non per il colore dei capelli. Allora se hai i capelli in quel modo, corre in quel modo e ti faceva un po' arrabbiare, è proprio lui. Qualcosa c'era di... No, un ragazzo che è bravo, che secondo me potrebbe fare anche categorie superiori. Andrea, che succede in casa Vezzano? Peraltro si erano sparse anche voci smentite, anche in questo caso dal presidente Luciano D'Alessandro, di una società messa in vendita, così non è, ci ha tenuto a ribadire il numero uno bianco-verde, però i problemi adesso in classifica restano, perché la vediamo è un po' attardato la Vezzano. Sì, attardato. Chiaro che siamo all'inizio, però... Sì, siamo all'inizio, però secondo me insomma qualcosa va chiarito in maniera definitiva a livello societario, perché queste voci, benché smentite, poi vengono nuovamente rialimentate. O c'è qualcuno che vuole il mare dell'Avezzano, oppure qualcosa bolle in pentola, e se fosse così sarebbe oltremodo preoccupante, perché ricordiamo che lo scorso anno tra novembre e dicembre si culminò insomma quel passaggio di proprietà tra Paris e D'Alessandro. Se dovesse esserci un ulteriore cambio, un ulteriore passaggio di proprietà, questo avverrebbe a distanza di neanche un anno. Quello che preoccupa, ripeto, è che
queste voci, benché smentite dalla società e dal presidente, poi tornano con grande costanza e con grande insistenza. Alcune di queste voci vorrebbero che a partire da domani ci siano ulteriori contatti con un imprenditore del Frusinate. Staremo a vedere, però è chiaro che queste voci non fanno bene, perché se a livello societario ci sono delle problematiche, ci sono delle voci, queste poi si riverberano sulla squadra, che magari oggi avrà dato una prestazione, avrà fornito una prestazione migliore rispetto a quella ad esempio col Vasto Girardi, magari questa squadra potrebbe meritare più del punto che ha, ma la sostanza è che le cose non vanno bene, c'è però il tempo per rimetterle a posto in qualche modo, purché ci sia chiarezza a livello societario e si torni a fare quadrato all'interno dello spogliatoio, perché poi questa squadra non è stata costruita malissimo, anzi ha degli elementi importanti in attacco, Gaeta, Franchi, ma anche lì dietro Brunetti, Magri, c'è lo stesso Traditi a centrocampo con un elemento di spessore, quindi insomma una spina dorsale non manca a questa squadra, probabilmente manca un po' di serenità, un po' di tranquillità, e bisognerebbe rimettere a posto le cose innanzitutto tacitando queste voci, oppure arrivando a questo closing, semmai ci siano le condizioni. Assolutamente, chiarissimo. Va bene, chiudiamo il nostro giro dai campi andando ad Agnone, dove gioca il Vasto Girardi, per questo pareggio del Pineto proprio contro la formazione molisana. Vediamo. Dopo il pari beffa di Avezzano, un Vasto Girardi in salute insegue il quarto risultato utile consecutivo al Civitelle. L'avversario di turno è il Pineto di mister Epifani, vittorioso nello scorso turno a spese della San Giustese, il signor De Vincentis della sezione di Taranto alla guida della terna arbitrale, cronaca inaugurata dalla formazione di mister Farina, che porta in avanti Gentile, il cui tentativo viene bloccato senza troppi patemi da Sciba. 24esimo primo tiro in porta per il Pineto con Massa, che sceglie la soluzione a giro, pallone alto sopra la traversa, minuto numero 33, punizione dalla distanza per gli ospiti, se ne incarica a quadro, Luglio si distende e respinge, buon momento per il team di mister Epifani, ancora protagonista l'estremo difensore gialloblu sulla conclusione al veleno di Bianciardi, con la mano di richiamo allontana la minaccia. Sul finire di frazione, probabile contatto su Varsi per il signor De Vincentis, nulla da provvedere con questo episodio, passa in archivio la prima frazione di gioco, contributo tecnico di Antonio Trotta per le immagini del secondo tempo, che si apre con nuove proteste gialloblu, da rivedere il braccio di D'Angelo all'impatto con il pallone accaduto che fa alterare Di Lullo e compagni. Al quinto Di Mauro innescato in aria, scatta bene la trappola del fuorigioco, cuoio sulla traversa, ma era già tutto fermo. Al nono Vasto Girardi ad un passo dal punto del vantaggio, Varsi si lascia ingolosire dalla conclusione, la prova ma timbra il palo a Sciba battuto. 13esimo si rivede il Pineto che ci prova con il gioco aereo nel cuore dell'area, stacca Pippi che non inquadra lo specchio della porta. Si rivedono in zona offensiva anche gli altomolisani con la specialità della casa, ovvero il calcio di punizione di Sergio Ruggeri, con il pallone che di entrare proprio non vuol saperne. Prosegue il botta e risposta Sarrizzu, approfitta del corridoio concessori dalla difesa avversaria, supera in dribbling Luglio, si allarga un po' troppo e palla sull'incrocio dei pali, insiste la mala sorte sul cammino dei locali, altra esecuzione perfetta di Sergio Ruggeri, colpa sempre del palo, 0-0 il definitivo, con il Vasto Girardi ancora imbattuto in campionato e con la testa già alla storica trasferta di Coppa Italia nel prestigioso stadio della Foggia, sfida programmata per mercoledì. Oh, non ci sono stati gol, ma pali e pali traversi, incrocio dei pali a bizzeffe, insomma due per Vasto Girardi, l'incrocio dei pali di Sarrizzu, è stata una partita divertente, vero direttore, al di là e poi del risultato. Forse un po' meno per il Pineto divertente. Sì, ha sofferto un po'. Sì, diciamo che è un periodo sfortunato per il Pineto, perché la formazione costruita è una grande formazione, forse tra quelle che fa il campionato tra le più forti in assoluto. Certo. Però gli dice male, perché vedo che ho visto qualche partita anche di Coppa Italia, sono arrivati diverse volte davanti alla porta mancando dei gol fatti, no? A volte la fortuna incide molto negli aspetti dei campionati, perché un palo, una traversa, poi
cambia le sorti di una partita e le sorti di un campionato stesso. Quindi per lei non è crisi, come dice il telespettatore da casa? No, no, il Pineto ha necessità di tempo, anch'essa come tutte le altre, di trovare una quadratura, ma è veramente una squadra forte. Cioè, Pineto ha due squadre, Pineto ha una squadra negli 11 e un'altra squadra in tribuna, quindi sicuramente alla lunga la qualità verrà fuori e farà valere la forza di una squadra che è stata costruita per arrivare in cima e secondo me arriverà in cima. Oh, c'è anche un episodio, questo qui, c'è una protesta del Vasto Girardi per questo tocco, presunto tocco di mano di un difensore del Pineto. Mister, te che ne pensi? No, assolutamente no, non è rigore, anche perché il braccio, lui come si gira, ma è sempre nasconde, prende quasi il gomito, non prende neanche il braccio. Anche se oggi le regole dicono che quando tocca la mano... ma prende il gomito, non ho visto manco la mano. Ma poi secondo me, Andrea, non c'è neanche la posizione innaturale. Non è rigore, però se guardiamo la classifica dice Recanatese, prima punteggio pieno con 12 punti, Pineto che di punti ne ha 5. Sono già 7 punti di distacco dal primo posto nel giro delle prime 4 giornate. Ora, per le squadre che sono in basso, risalire può essere relativamente più semplice perché si va a un ritmo inferiore di media punti, ma chi sta in alto, ora la Recanatese non vincerà sempre, però avere già 7 punti di ritardo dopo 4 giornate sono un po' troppi. Sì, assolutamente sì, con 3 partite giocate sostanzialmente in casa e l'unica vittoria arrivata con quel ribaltamento negli ultimi minuti. Insomma, Pineto deve iniziare a correre se vuole fare una stagione come è stata immaginata quest'estate. Vediamo il prossimo turno di campionato della prossima settimana. Atletico Porto Sant'Elpidio, Atletico Fiuggi, duello tra Atletico. Avezzano Jesina, speriamo insomma che sia la volta buona per l'Avezzano. Questa è una bellissima partita. Matelica Chieti, vedremo il Chieti a confronto con una delle squadre che è a pari punti con il Pineto, quindi sempre a meno 7 da Recanatese, però anche questa è costruita per vincere. Monte Giorgio Cattolica, trasferta ad Agnone, caro direttore, insomma hai potuto vedere, ci ha giocato il Vasto Girardi, ma il terreno di gioco dell'Agnonese, però voi lo conoscete bene. Il Pineto ospita il Campobasso con la necessità a questo punto di fare bottino pieno. Attenzione perché al Tubaldi di Recanati, la prima contro la seconda, Recanatese, Notaresco, questa partita bellissima. Tolentino Vasto Girardi, la Vastese invece all'Aragona affronta la San Giustese. Che partita ti stuzzica di più, mister? Ce ne sono diverse. Sì. Pineto Campobasso sicuramente sarà una partita avvincente, una partita che, come dicevi tu, il Pineto deve vincere per forza di fronte a una squadra forte. E il Campobasso non può fermarsi ancora. Assolutamente, quindi penso che verrà fuori una partita bella. Come penso anche Matelica Chieti, in Matelica ho visto giocare, è una squadra anche questa costruita con l'obiettivo principale, attaccanti di forti, Valenti, Leonetti, ce ne sono tanti di giocatori molto, molto bravi. Mi sembra anche una partita, la Recanatese contro il Notaresco, anche questa, anche la Recanatese ho visto giocare, è una squadra che in questo momento forse è quella che ho visto meglio, devo dire anche sul piano del gioco, è una squadra che gioca bene al calcio, ma considero che conoscendo Giampaolo penso che sia quantomeno dovuto, perché so come la pensa e quindi... Un bel turno di campionato. Direttore, prima il mister ha detto occhio al centrocampo dell'Agnonese, mi raccomando. Ho preso appunti. Hai preso appunti, ok. No, ovviamente noi ci auguriamo in un risultato pieno. Diciamo che la settimana prossima determinerà un attimino quella che può essere la forza di Giulianova, perché Agnone è un campo ostico. Abbiamo una buona tradizione perché
Diciamo, l'anno scorso ci è andata bene, abbiamo riportato il bottino pieno, speriamo di ripeterci. Speriamo. Abbiamo avuto i scongiuri. Noi... Si va giù per giocare la partita come si è fatta a Matelica. Giuliano non è sceso a Matelica con timore reverenziale. Giuliano è sceso a Matelica per giocarsi la partita e puntare anche di vincere. Ha avuto anche questa occasione, è finita in un pareggio giusto, però noi faremo la stessa partita domenica prossima ad Agnone. Bocca al lupo. Crepi. Bocca al lupo, direttore. Prima è arrivato un messaggio: come si fa a vedere Perugia e Ervese senza panchina? Te lo chiedi anche te, anche noi ce lo chiediamo. Qualche amico. Sì. Eh? Come dici qualche amico? No, no, dai. Dai, però speriamo di rivederti presto, insomma, su una panchina, non per forza di Serie D, anche più su, no. Noi te lo auguriamo. Me lo auguro anche perché inizia a mancare. Eh sì. In bocca al lupo a Gigi Ervese, grazie mille per essere stato il nostro compagno. Grazie a voi, grazie a voi per l'invito questa sera. Grazie e in bocca al lupo al direttore generale Giulianova, Franco Teodoro. Grazie, direttore. Grazie, buonasera e grazie dell'invito. Grazie ad Andrea Costantini in redazione. Ciao a tutti. Io vi ricordo la super settimana di TV6, domani sera replay con Enrico Rocchi, ovviamente saremo già nel pre Cittadella Pescara, perché poi martedì sera ritroverete proprio Andrea Costantini con Diretta Stadio per vivere insieme a Paolo Renzetti dal PC Cesare Tombolato tutta la partita, il pre, la gara, il post Cittadella Pescara, il turno di Serie B, il turno infrasettimanale di campionato. Poi mercoledì alle 21 saremo insieme con Pro Teramo, perché sarà appena finita Teramo Viterbese e vi terremo compagnia con il post gara di Teramo Viterbese. Venerdì ci sarà Pescara Crotone la sera, vero? Sarà l'anticipo del prossimo turno di Serie B. Giovedì c'è Velò, venerdì diretta stadio, sabato ricoverano Maurizio da qui. Sabato ricoverano Spirito. Maurizio. Sì, assolutamente. Assolutamente. Che è contentissimo, mi ha detto di chiudere. Io lo faccio, però prima della sigla vi faccio vedere il promo dello speciale sul 72esimo trofeo Matteotti domani sera alle 20:30, ovviamente sul canale 14 del Digitale Terrestre, dove ritroverete domenica prossima l'Abruzzo del Pallone. Buona serata.